Amici, nella quinta puntata della terza stagione di Bellezza Italiana parlerò di Padova. Padova è una città strettamente legata alla cultura. Ricordiamoci che è sede di un'antichissima università, la più antica d'Italia, fondata nel 1222 dopo Bologna. Padova ha un grande percorso monumentale religioso, la cosiddetta Urbs Victa, fatta di affreschi commissionati durante la famosa Signoria dei Carraresi, e sono in tutto 7 monumenti. Il primo monumento che vi parlerò è la famosa Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto tra il 1303 e il 1305. La cappella faceva parte di un vasto edificio fatto edificare dal banchiere padovano Enrico Scrovegni, secondo una tradizione per estinguere i peccati di usura del padre, sull'area dell'Arena Romana, dell'antico anfiteatro romano di Padova. L'aula si presenta affrescata in tutta la sua interezza, in tutte le pareti, con le storie di Gioacchino e Anna, della Madonna, di Cristo. Nella controfacciata troviamo il giudizio universale con la rappresentazione del fondatore a cappella con il modellino a cappella in mano. Troviamo Cristo raffigurato entro una mandorla e intorno gli angeli a schiera e sotto il paradiso e l'inferno. Poi, oltre a questi affreschi religiosi, troviamo i vizi e le virtù in monocromo. In tutti questi affreschi abbiamo figure in volume, sfondi prospettici e raffigurazioni di edifici scala prospettica. Si vedono le prime rappresentazioni paesaggistiche, Giotto e l'iniziatura. Il secondo monumento che io vi parlerò è la chiesa di San Filippo e Giacomo agli Eremitani, che ha una grande aula all'interno per la predicazione in stile francescano e ha una sola navata con un bel soffitto ligneo e intorno fasci di mattoni rossi e ocra. All'interno abbiamo due tombe gotiche con arco di Andriolo dei Santi della famiglia di Carraro, uno Jacopo e l'altro Bardino da Carrara. La cappella maggiore si presenta affrescata da Guarento de Arpo con le storie di San Filippo e Sant'Agostino e con le allegorie dei pianeti e dell'età dell'uomo, tutti in monocromo. All'interno troviamo un bel crocifisso dipinto da Nicoletto Semitecolo. All'interno abbiamo la grande cappella Ovetari, simbolo del Rinascimento padovano. Ricordiamo che in questa cappella Andrea Mantegna l'affresco con storie dei santi Giacomo e Cristoforo. E qua troviamo reminiscenze classiche, archeologiche della bottega di Andrea Squarcione, arco di trionfo romani, colonne, figure grosse. Poi troviamo il mausoleo dello studioso e letterato padovano Benavides, opera dello scultore Bartolomeo Mannati. Con ai lati del sarcofago il lavoro e la pazienza, mentre la parte superiore trova il committente tra il tempo e la fama. Ricordiamoci che all'interno del convento c'è pure un bel museo d'arte medievale e moderna, dove troviamo una famosa croce di Giotto che si trova prima nell'altare della Cappella degli Scrovegni. E adesso si trova agli Eremitani, una bella croce dipinta con la Cristo al centro e la Madonna di San Giovanni ai lati. Poi il terzo monumento che io vi parlerò è un monumento civile, il Palazzo della Ragione, sede dell'amministrazione della giustizia, con il grande salone centrale rettangolare con 500 affreschi. Troviamo dei temi astrologici maggiormente, dell'astrologo padovano Pietro d'Abbano, troviamo i segni zodiacali, i 7 pianeti, i 12 apostoli, i 12 mesi, i lavori corrispondenti ogni mese con un pianeta dominante. Poi, il quarto monumento che vi tratterò è la cappella della Reggia Carrarese, l'antica Reggia Carrarese, che in parte fu demolita nell'Ottocento, ma è rimasta la loggia con le colonne esterne e la cappella interna, dove troviamo la sala delle adunanze nell'ex cappella con affreschi del Vecchio Testamento di Guarento de Arpo. Poi, il quinto monumento che vi parlerò è la
Il complesso della cattedrale e del battistero. La cattedrale è a croce latina e ha tre navate suddivise a pilastri. E all'interno abbiamo un grande cenotafio di Francesco Petrarca. Ricordiamoci che Francesco Petrarca dimora a Padova sotto i Carraresi, sotto la protezione di Da Carrara. Poi troviamo pure il sacello di San Prosdocimo, il santo protettore di Padova, un tempio antico dell'epoca paleocristiana con colonne e una vasca battesimale. Poi troviamo vicino al Duomo il battistero, che era in stile romanico, però fu ricostruito per volontà di Guido da Carrara e della moglie Fina Bussacarrini, che lo vollero come loro mausoleo. All'interno troviamo un grandissimo ciclo di affreschi del fiorentino Giusto dei Menabuoi, con il grandioso paradiso nella volta che rappresenta Cristo, Padre Creatore in un cerchio, la Madonna al centro e i santi e gli angeli in una cantica dantesca con oreficeria addosso lavorata finemente. Ma lungo le pareti troviamo il pistolo di San Giovanni Battista, della Madonna, di Gesù e nella parete dell'altare troviamo una grande crocifissione. Poi il sesto monumento che vi parlerò è la Basilica di Sant'Antonio, il mio santo protettore, il santo d'origine portoghese che venne a Padova e fece grandi miracoli e fece grandi predicazioni. La basilica ha un misto di stili, facciata a capanna in stile romanico, deambulatori in stile gotico, le cupole in stile bizantino. L'interno è a tre navate. Abbiamo grandi cappelle, tra cui la Cappella di San Giacomo in stile gotico veneziano, con gli affreschi di Altichiero d'Azeglio con le leggende di San Giacomo e della Crocifissione, aiutato da Jacopo d'Avanzo, il suo collaboratore, l'altare con il monumentale crocifisso in bronzo, il monumentale altare con le statue a tutto tondo della Madonna, dei Santi Francesco, Antonio, Giustina, Daniele, Ludovico e Prosdocimo, ed episodi della vita di Sant'Antonio Sotto e la deposizione di Cristo in pietra, molto monumentale. Entrambe queste tre opere scultoree sono state fatte dall'architetto fiorentino Donatello, che si trova a Padova in un periodo molto florido del Rinascimento. E lui usava gli scorci prospettici dei soffitti, faceva uscire le figure da fuori con lo stacciato a tutto tondo. Poi abbiamo la cappella del Beato Luca Belludi, edificata dalla famiglia Conti come devozione a questo beato, con affreschi dei santi Filippo e Giacomo di Giusto dei Menabuoi, ispirati alla leggenda aurea di Jacopo da Varaggine. Al centro c'è una bella Madonna col bambino, ai lati San Francesco e San Ludovico che presentano Nahimero Conti e dall'altro Sant'Antonio il Beato Luca Belludi che presentano Manfredino Conti. Abbiamo anche fuori dalla Basilica la Scuola del Santo, dove Tiziano fece tre opere importanti: il miracolo del neonato, il miracolo del piede risanato e il miracolo del marito geloso, tutte scenografiche e molto fotografiche, le scene reali. Poi in piazza abbiamo anche i monumenti equestri di Gattamelate, Erasmo da Narni, il capitano di Ventù della Repubblica Veneta, il condottiero e l'animale in posa trionfale ed autorevole, che Donatello si ispirò alla statua di Marco Aurelio a Roma. Poi il settimo e ultimo monumento è l'oratorio di San Giorgio, proprio vicino alla piazza della Basilica di Sant'Antonio. Questo monumento fu edificato come monumento sepolcrale sul modello della Cappella degli Scrovegni dal Marchese di Soragna Raimondino Lupi. Ha una facciata a capanna con mattoni a vista e all'interno sono affreschi eseguiti da Altichiero d'Azeglio. Nella parete sinistra troviamo episodi con la storia di San Giorgio, nella parete destra troviamo episodi di Santa Caterina in alto e Santa Lucia in basso, nella controfacciata troviamo una bella crocifissione sovrastata dall'incoronazione della Vergine con i cori angelici e troviamo nei tondi simbolo degli evangelisti, dei profeti e dei dottori della Chiesa e abbiamo un grande cielo stellato. Come abbiamo visto, Padova è una città molto legata all'arte italiana, ha ospitato Giotto e la sua permanenza ha formato una scuola pittori, tra cui gli esponenti abbiamo detto Altichiero di Zevio, Giusto di Menabuoi e Guarento d'Arpo. È stata una piccola capitale del Rinascimento, grazie alla presenza dei maestri Filippo
di quel periodo, Donatello, Andrea Mantegna, Tiziano Vecelli. E con questo dico che la città merita di essere visitata, e con questo termino la quinta puntata. E la settimana prossima ci vedremo con Urbino nelle Marche. Salve a tutti.